bauen will, der hebt sich auf und sei mein Gesell, wohl auf St. Jakobstraßen. Zwei Paar Schurft, der darf er wohl, ein Schüssel bei der Flasche. Ein breiten Hut ins... Non arriva da vescovo, arriva da funzionario statale. Viene fatto vescovo con vari episodi che sono passati nella tradizione milanese, perché muore il vescovo precedente, i milanesi vogliono essere rappresentati in un vuoto di potere imperiale in quel momento molto forte, perché l'imperatore, cioè Graziano, in quel momento è bambino, è ragazzino, e di conseguenza vogliono una figura forte a Milano. I Vandali, gli Ogoti, gli Ostrogoti, i Barbari stanno premendo le frontiere. Milano è spaventata, perché è una delle prime città che verrebbe, tra virgolette, beccata in caso di invasione, perché il problema principale è che a Milano in questo momento sono soprattutto i Vandali, perché premono molto più forti, di conseguenza prevendo le popolazioni dell'est sulle popolazioni germaniche avviene uno sfondamento che non si riesce più a contenere. Adrianopoli nel 378, siamo in quell'epoca. Allora, a questo punto abbiamo questo vescovo, è Ambrogio, 374, alleatissimo del cattolicissimo Graziano, imperatore bambino, ribadisco. E allora a questo punto che cosa si vuol fare? Se c'è l'editto di tolleranza, c'è un imperatore favorevole, perché non costruire delle basiliche? E Ambrogio assiste alla fondazione di due basiliche su quattro. La più vecchia delle due è San Nazario in Brolo. Sparisce, tra virgolette, come importanza nel 1075. Nel 1075 c'è un incendio che devasta sta chiesa e di conseguenza viene rifatta in termini romanici e vengono aggiunte le varie cappelle, i vari emicicli, fino a quando arriveremo adesso al giorno d'oggi con le varie sovrastrutture anche moderne. In particolar modo i Borromeo la fanno rifare entro il 1578, perché ci sono tutte le processioni di riconsacramento delle reliquie ritrovate, come indicava Ambrogio all'epoca di Nazaro Celso degli Apostoli. Viene spostato l'altare da dietro ad avanti, come lo vedrete adesso, molto più vicino ai fedeli, perché era un concetto di controriforma, perché prima i cristiani si mettevano intorno, poi dopo si crea una certa separazione rispetto all'altare. Wer das Elend bauen will, der hebt sich auf und sei mein Gesell, wohl auf St. Jakobstraßen. Zwei Paar Schurft, der darf er wohl, ein Schüssel bei der Flasche. Ein breiten Hut, den soll ihr haben, und an Mantel soll ihr nicht gern, mit Lieder wohl besetzt. Es schnei oder Ring oder wie der Wind, das ihn die Luft nicht. Anche il nome dell'Associazione Europea delle Francesi, né per me è un onore essere inserito in questo ciclo di incontri di Medioevo e Libreria. Il contributo che vi presento, mi si legge, è intitolato Storia e paesaggio di Moravia Francigena. Ciò significa ripercorrere i momenti storici e gli aspetti che hanno contribuito a delinearsi di un importante fenomeno medievale, parte integrante della nostra stessa storia e cultura. Parlare di viabilità antica, più in particolare di Via Francigena, che è un ampio e articolato fascio di strade che attraversa l'Europa, è molto più complesso che trattare di un semplice itinerario, come può essere da un punto di partenza e uno di destinazione, tanto che è stato definito dallo storico Stopani il risultato di una sorta di collage fra tratti di antiche consolari rimaste ancora in uso e nuovi tracciati formatosi lungo i vari periodi storici. Inoltre devono essere considerate le popolazioni che ne hanno governato il territorio, che l'hanno percorsa, gli elementi naturali, culturali e materiali. Parlo di paesaggio perché nella geografia, io in particolare di formazione sono geografo, si definisce così tutto ciò che è prodotto dalla relazione dell'uomo con l'ambiente naturale. Un paesaggio che si genera intorno alle dinamiche territoriali della viabilità, riguarda ogni sorta di impronta umana,
moderna e storica, anche paesaggi che oggi non esistono più, quindi da ricostruire. In tutto ciò il paesaggio diventa teatro della struttura e organizzazione di un'area geografica. È una condizione in costante trasformazione, principalmente subordinata da tre grandi fattori, che sono quello ambientale, politico e socio-economico. Qui, in senso un po' provocatore, ho inserito questa carta che è elaborata da un progetto chiamato Roads to Rome, che non tratta di strade antiche, però l'ho fatto poiché rende bene il concetto di un itinerario che nel Medioevo costituiva una fitta rete di comunicazione capillare sul territorio che produce e trasporta cultura, ma soprattutto la vita di diversi luoghi. La strada stessa può definirsi dinamica e viva, è fatta di estensioni e ramificazioni, tratti non più vitali, abbandonati, altri ripristinati e poi di nuovi. Effettivamente già questa carta, che seppure del 1600, quindi successiva al nostro periodo di riferimento, fornisce una chiara visione di come intorno alla città di Roma esistesse già un ampio raggio di strade provenienti da epoche preesistenti. È per questo che più che considerare l'itinerario in se stesso, bisogna dunque riflettere sullo spazio che genera intorno alla strada. Soprattutto nell'epoca medievale, quando il modo di viaggiare non richiedeva particolari qualità strutturali, quindi la larghezza era ridotta, in genere non superiore ai 3 metri, il selciato approssimativo e modeste le opere d'arte, si possono ad esempio i ponti che particolarmente stretti e definiti da una singola arcata a tutto sesto tendenzialmente. Ricostruire un percorso significa dunque, più che rintracciare un'unica strada, individuare un territorio strada costituito da punti fermi quali mansioni, centri abitati e passaggi naturali obbligati che più avanti vedremo. Siamo in un contesto europeo e molto ampio, motivo per cui spesso sarà anche utile riportare dei riferimenti in casi di studio di storia locale, più tangibili. E inoltre, data anche l'articolazione dell'argomento, cercherò di esporla mediante anche cruciali aspetti metodologici che sono applicabili alla ricerca sulla viabilità antica, di natura interdisciplinari, come si può definire anche la geografia, e vengono considerati quindi ad esempio il contesto geomorfologico, le fonti scritte, i manufatti connessi alla via, quindi reperti archeologici, il tessuto insediativo e la toponomastica. È dopo però l'anno 1000 che i pellegrinaggi furono uno dei motori della ritrovata mobilità delle persone e affiancarono poi il rinascito dei commerci. Come ho detto prima, la strada, il paesaggio, si carica di segni che mettono simbolicamente e concretamente il pellegrino in contatto con una dimensione divina e trascendente. Il paesaggio si trasforma e segue la necessità di questo nuovo fenomeno in costante crescita. Lungo la strada nascono quindi strutture ricettive e di assistenza per il pellegrino, anche se spesso legate ad una dimensione sacra. Va ricordato innanzitutto che viaggiare, soprattutto nel Medioevo, non era così scontato come oggi, non era facile. Quindi pessime strade, catastrofi naturali, soprattutto inondazioni, animali selvatici e insidie di ladri. L'esigenza di hospitales fu spesso sollecitata e ciò portò alla nascita, nei centri urbani e lungo le vie, di punti di assistenza agli andanti e di ricovero per malati e bisognosi. Oltre all'abbazia regia durante il periodo longobardo, con i Franchi il fenomeno si accentuò. Per i Carolingi l'assistenza ai poveri e ai pellegrini costituiva un compito di carattere pubblico. Spedali, specialmente sulla Francigena, e poi tra il XIII e il XIV secolo, massimo sviluppo del pellegrinaggio grazie all'istituzione dei giubilei, ospizia e xenodoria. Il fenomeno del pellegrinaggio, ma non solo, ci fornisce inoltre un'importante fonte per l'individuazione degli itinerari, che sono i resoconti di viaggio, detti anche itinerari ad una data, ovvero consistono in delle tappe effettuate, seguendo delle mansiones, con le relative infrastrutture ed informazioni utili per il viaggiatore. Tra questi l'opera più ampia è l'itinerario Antonini, itinerario delle province dell'imperatore Antonio, di cui tutt'oggi se ne discute l'identità e quindi rimane di fatto anonimo. È un resoconto dei percorsi stradali tra il III e il IV secolo a.C. Pensate che annota 256 tragitti tra quelli marittimi e via terra. Un altro prezioso contributo è testimone della nuova corrente di pellegrinaggio, detta dei palmieri, i quali dai porti della Puglia andavano verso la Terra Santa, Gerusalemme, è rappresentato dall'itinerarium Burdigallense, nome derivante dalla città francese Burdigala,
che sarebbe l'attuale Bordeaux, da cui il denomino Pellegrino intraprese il viaggio nel 333 d.C. Tra l'altro, sia per l'andata che per il ritorno, cita attraverserà Mediolanum, quindi passerà di qua. Vi è poi, come si vede, che una parte della foto sulla diapositiva, il celebre diario di Sigeric, arcivescovo di Canterbury, il quale percorre l'arteria che diventerà l'asse delle successive comunicazioni logistiche e militari per il sud della penisola italica. Diario attraverso il quale, come è stato detto prima, sarà definito l'itinerario della Francigena di oggi. Dalle conseguenze della lunga guerra combattuta già fra Goti e Bizantini che continuavano a affliggere l'Italia, nella seconda metà del VI secolo fece l'irruzione di Longobardi. E qua cito: l'anno undecimo del suo imperio, riferito a Giustino II, che era l'imperatore bizantino, che fu l'anno dell'incarnazione di Cristo Gesù, qua siamo nel 568, nella prima edizione del principio di aprile uscirono i Longobardi di Longaria. La seconda edizione cominciarono a depredare in Italia. Questa preziosa descrizione ci è fornita dallo storico longobardo Paolo Diacono, storico longobardo nel senso che lui era longobardo, monaco, storico e scrittore, però di espressione latina, il che ci ha potuto fornire delle descrizioni sempre molto obiettive, non stava né da una parte né dall'altra. Quindi lui introduce quello che fu il principio del dilagare delle invasioni longobarde sotto il re Alboino, colui che pose fine in un certo senso alla condizione migratoria longobarda, dando inizio alla fase di sedentarizzazione. Infatti i Longobardi non vennero in Italia, non entrarono in Italia per depredarla quanto per insediarsi. I bizantini però possedevano enclaves, fortalezzi, che sbarravano le strade delle Alpi o città fortificate. Lo stesso re impegnerà 3 anni per conquistare Pavia, la quale poi diventerà la capitale del regno longobardo. Quindi essenzialmente furono ragioni politico-militari all'origine della predilezione ai percorsi che si dirigevano verso i valichi delle Alpi occidentali. Ugualmente l'intenzione di espandersi in Liguria, accanto all'esigenza di un collegamento con l'appendice meridionale del regno, quindi attraverso la Tuscia, spiega la rilevanza data alle direttrici stradali che conducevano rispettivamente in Liguria e in Toscana. E qua appunto il territorio faceva sempre parte dei bizantini, quindi loro avevano solo un piccolo accesso. In Toscana, parlavo della Toscana, accesso attraverso il passo della Cisa, e anche qui Paolo Diacono ci fornisce un'interessante descrizione di questo attraversamento del re Grimoaldo e di un violento attacco vendicativo contro la città di Forlimpopoli. Infatti tornò specificatamente a spuntire su Forlimpopoli come atto di vendetta quando gli fu costruito un passaggio in precedenza. Quindi lui descrive Paolo Diacono: entrato infatti nella Tuscia per l'Alpe di Bardo, quindi veniva chiamato così il passo della Cisa, Monte Bardone, nel tempo di Quaresima, a totale saputa dei Romani, piombò inaspettato sulla città dello stesso Santissimo Sabato di Pasqua, nel momento in cui si conferiva il battesimo, e compì una tale strage che uccise perfino i diaconi che battezzavano i bambini sullo stesso sacro fondo. Cosa succede in questo momento? Si interrompono le vie che servivano a raggiungere Roma dall'Italia settentrionale. Inevitabilmente il sistema viario che era già abbastanza abbondantemente degradato andò incontro ad un'ulteriore incuria sulle pratiche di manutenzione e ad un conseguente crollo infrastrutturale. Infatti per il funzionamento di tale sistema così monumentale e complesso come abbiamo accennato con i Romani, l'opera di manutenzione doveva essere praticata costantemente, ma essendo attuata dal potere centrale le comunicazioni ne risentirono in maniera irrimediabile. Dunque crollarono ponti, si rovinarono muri a sostegno dei piani stradali e viadotti, si ostruirono tratti di strada a causa di smottamenti, frane ed esondazioni di corsi d'acqua. Praticamente si assiste ad un nuovo assetto territoriale nonché ad una nuova dislocazione della popolazione che privilegiava le località di altura. Una questione che quindi va a creare forti squilibri e disomogeneità in un territorio già profondamente frammentato.
ma dove la strada funge ancora da filo conduttore per tutta la penisola. Bisogna solo trovare nuove vie, nuovi ingressi. Lungo l'itinerario che si andava configurando nella prima metà dell'VIII secolo, un'ulteriore opera di unificazione riguardò la sacralizzazione secondo il modello cristiano, in particolare sotto la spinta del re longobardo Liutprando. Alla grande fioritura dei traffici commerciali del XIII secolo, in una certa misura si infittì la trama viaria della Francigena, che nel corso del secolo vide crescere tutta una serie di itinerari alternativi che alla fine si sostituirono, almeno in parte, al suo tracciato, nel quadro di un orientamento della rete viaria su nuovi centri focali. Avvenne quello che lo storico Plesner definì la rivoluzione stradale del 200. È il caso, per esempio, del ruolo svolto dalla città di Firenze, che sposterà l'asse, si vedono bene, no? Che sposterà l'asse delle comunicazioni con Roma dalla Valle dell'Elsa a favore del proprio territorio. Quindi, più che una singola strada, possiamo più verosimilmente riferirci a quello che oggi definiamo un fascio di strade, che correvano parallele o si intersecavano con il percorso originario. Questa è una riproduzione dell'Annales Statenses descritta da Alberto di Stade del 1200 circa, il quale proveniva da Stade e definisce una guida piuttosto completa degli itinerari del periodo. Qua, sì, appunto, soprattutto in questa zona, dopo, soprattutto nel tratto della Tuscia, si vedono molte intersecazioni dove prima discorreva, dove discorre la via Francigena. Voglio far vedere anche questa carta, che è di epoca moderna, ma trovo molto interessante una carta della viabilità settecentesca della bassa Toscana ai confini con lo stato della Chiesa, dove appunto un tempo scorreva la Francigena. Mostra qua la permanenza di alcune delle strutture dei borghi e monasteri distribuiti sul territorio, che dalle loro alture si aggrappano mediante una serie di verticoli alla strada regia romana, che sarebbe questa, e questi sono tutte le località di altura che appunto un tempo rivestivano un ruolo strategico e fondamentale sulla viabilità e oggi invece cercano di riallacciarsi a questa principale strada di comunicazione attraverso quelli che oggi vengono definiti di verticoli o anche varianti. Questa, diciamo, è la panoramica complessiva. Nell'avviarmi verso le conclusioni di questo lungo percorso, vorrei anche fare una considerazione su quello che oggi è e rappresenta la via Francigena, che è chiaramente frutto di una necessaria declinazione su un contesto moderno, no? Già nel periodo successivo a quello medievale era oggetta modifiche, cambiamenti, sovrapposizioni immaginate di oggi. A livello istituzionale, nel 1987 il Consiglio d'Europa lancia il programma degli itinerari culturali per creare percorsi fisici che mettessero in evidenza il patrimonio culturale, storico e europeo. Gli obiettivi principali del programma erano e restano la promozione della consapevolezza di un'identità comune europea, la promozione del dialogo interculturale, la tutela del patrimonio paesaggistico e la creazione di programmi di turismo sostenibile. L'inizio avvenne con il cammino di Santiago di Compostela. Oggi gli itinerari sono 32, che vedete in questa carta a fianco, di cui tra questi c'è la Francigena, che è stata riconosciuta nel 1994 attraverso, mediante, come abbiamo visto prima, il prezioso diario di Sigeric. Dal 2001 c'è l'Associazione Europea delle Francigene, che ne coordina lo sviluppo e la valorizzazione dell'itinerario, che appunto attraversa l'Italia e l'Europa e ripercorre così anche la storia del nostro continente. Qua a destra invece ho inserito due immagini che per me sono molto significative, ma lo sono anche nel contesto, che fanno parte della stessa struttura, che è la chiesa attigua alla posta della scala che abbiamo visto all'inizio della presentazione. Nella prima immagine completamente stato di abbandono e nella seconda ristrutturata. Cosa significa? Questo in generale rappresenta un concreto esempio di
trasformazione del paesaggio lungo l'itinerario. Si assiste ad una nuova sacralizzazione legata al transito del pellegrinaggio moderno, dove, nonostante le antiche vie abbiano per forza di cose perso parte delle caratteristiche originarie, ma permane un'esperienza che coinvolge la percezione dei valori del paesaggio attraversato. E la Francigena, che ha assunto nel tempo, nella storia, diverse denominazioni, continua a distinguersi sempre per il suo panorama internazionale di unione e condivisione. Permette di rivivere i luoghi, come stiamo facendo un po' oggi, la storia e cultura, pur vivendo sul presente e mantenendo quella che è la funzione originaria, quella di essere percorsa. E qui concludo. Grazie per l'attenzione. Il passé, l'homme, disait qu'elle part, vit, torne, c'est qu'on lui croirait qu'on aille.